Ilvergante.it oggi è qui per voi alla Sagra della Transumanza, un evento che ormai è diventato tradizione e che richiama migliaia di visitatori da tutto il Piemonte, puntando i riflettori su Nebbiuno e sulle sue più antiche tradizioni. Con il sindaco di Nebbiuno, Elis Piaterra, che adesso ci spiega cosa significa per il paese la Sagra della Transumanza. La Sagra della Transumanza è una delle più importanti manifestazioni che vengono svolte nel nostro paese, è un'occasione per far conoscere le peculiarità del nostro paese in tutte le sue attività agricole e anche artigianali. Anche dal punto di vista turistico è un far conoscere i punti caratteristici e abbiamo cercato di incentivare questa cosa istituendo un concorso fotografico che quest'anno è giunto alla seconda edizione. La nuova Proloco fa parte degli organizzatori della Sagra della Transumanza. Noi siamo qui ora con il presidente Bruno Bolognesi che ci spiegherà cos'è la nuova Proloco e che cosa significa per la nuova Proloco organizzare la Sagra della Transumanza. Allora, la nuova Proloco nebbiunese ha come scopo quello di valorizzare tutte le attività del territorio, attività che vanno sparendo, per cui cerchiamo di tenere tramite le nostre sagre, le nostre feste, dei collegamenti a quello che è un'antica tradizione. Il nostro programma è legato appunto alle risorse, per cui partiamo con la Sagra della Toma, per inoltrarci a luglio con la Sagra del Mirtillo, ai primi di settembre quella dei funghi, alla fine di settembre quella delle mele e la Transumanza che è la festa di chiusura. Diciamo, tutte queste attività sono legate ai prodotti della terra perché prevalentemente da sempre questo territorio è legato alla terra, ai prodotti della terra e al territorio. Abbiamo dei posti bellissimi dove la gente in passato più che adesso era presente, però i tempi cambiano e di conseguenza noi cerchiamo di riportare la gente sugli antichi percorsi. La transumanza, in poche parole, è il ritorno delle bestie e degli alpeggi. In zona ci sono delle latterie, ci sono degli allevatori. Nel programma di oggi avremo circa 7 allevatori che sfileranno, più altri 4-6 stanziali con le loro mucche perché quelle non possono sfilare. La tradizione porta alla settima edizione. Questa settima edizione, cioè la transumanza da noi non ha. Come attività è antica, ma come sagra è discretamente recente, per cui parte da un passato, questa è la settima, appunto, dicevo, la settima edizione, e cerca appunto di onorare e risalutare gli animali che partono a maggio per gli alpeggi. Oggi è una bella giornata, per cui questo per noi è un bello stimolo. In passato le giornate, tipo la quinta o la sesta edizione, erano abbastanza tristi, però la presenza del pubblico è sempre stata rilevante. Diciamo che cerchiamo di coinvolgere il pubblico, i partecipanti, i visitatori già dal mattino, per cui con mercatini e prodotti alimentari. La transumanza vera e propria è il cuore della festa, però è a metà pomeriggio, per cui tutto purtroppo poi andrà a esaurirsi nell'arco di un'ora. Diciamo, è comunque una tradizione che, se avete occasione, vale la pena di vedere. Grazie. Eccoci con Daniele Giaime, presidente dei volontari dell'ambulanza del Vergante. Qual è il ruolo dei volontari oggi?
In questa importantissima manifestazione l'ambulanza del Vergante assicura la sicurezza sanitaria e tutta la sorveglianza, impiegando 15 soccorritori, un medico, il dottor Forzani, e tutta una rete di comunicazione radio per poter fare in modo che le persone che si avvicinano a questa importante manifestazione siano tranquilli e ci sia quindi una sorveglianza sanitaria, e collaboriamo con le forze dell'ordine per fare in modo che ci sia sicurezza e tranquillità in tutto questo evento. Ma vedo che avete anche un banchetto ricco di dolciumi e squisitezze, come mai? Ma da 2 anni, quindi questa è la seconda edizione della Transumanza, dove siamo presenti con un nostro stand in collaborazione con l'Associazione Pasticceri Novaresi, con il quale è nata una importante collaborazione, e questi professionisti, questi artigiani si sono messi a nostra disposizione per offrire i loro prodotti artigianali di grande importanza, per permetterci di raccogliere fondi durante questa manifestazione. Ed ecco Paolo Fornara, che è presidente dell'Associazione Pasticceri del Novarese. Qual è lo scopo della vostra associazione? Beh, la nostra associazione nasce come aiuto culturale alle associazioni varie che abbiamo in giro, e dare i nostri prodotti, far conoscere i nostri prodotti a tutte le persone. Tutto ciò che facciamo è a scopo di aiuto alle associazioni e basta. Noi non ci teniamo niente, diamo tutto a queste associazioni tranquillamente, e facciamo soprattutto conoscere i nostri prodotti e le nostre pasticcerie, i nostri maestri pasticceri.